Si raggiunge Alghero. Per chi arriva da Cagliari, dal centro Sardegna, Alghero si raggiunge facilmente con l'auto, percorrendo la strada statale 131 Carlo Felice in direzione Sassari, e poi si prosegue seguendo le indicazioni per la città catalana. Alghero è conosciuta come la piccola Barcellona e riesce ad incantare i turisti con la bellezza delle sue spiagge bianche, l'acqua cristallina e i paesaggi naturali, anche durante la stagione invernale. Ci siamo, siamo qui, siamo sopra i bastioni ad Alghero, che è bellissima come vedete da queste immagini anche durante l'inverno. Siamo in compagnia di Lucia Niedu, che è una guida turistica dell'associazione regionale. Insieme a lei scopriremo quindi le bellezze di questa città, che non è solo fede, cultura e tradizione, ma è anche paesaggio incontaminato e soprattutto tanto mare. Alle nostre spalle Capocaccia, la storia di Alghero inizia da lì, Lucia. Esatto, intanto io vi voglio dare il benvenuto, benvanguzza l'Alghero, te lo dico nel nostro dialetto catalano. Hai detto bene, la storia di Alghero, diciamo la storia dell'uomo ad Alghero, inizia proprio da Capocaccia. Infatti è lì, diciamo nella Grotta Verde in realtà, che sono state trovate le prime tracce di antropizzazione, cioè dell'uomo che inizia lentamente ad occupare questo grande fazzoletto di terra che ormai è diventato il territorio di Alghero. Il nome di Alghero naturalmente non esisteva, però parliamo di un tempo molto lontano, siamo nel Neolitico Antico, siamo nel 6000 a.C. e l'uomo inizia proprio dal mare, quindi da una grotta a picco sul mare. Adesso facciamo un salto di migliaia di anni, parliamo di epoche che vanno dal Nuragico fino ai Genovesi, perché si deve a loro il fatto che noi oggi camminiamo su questa roccaforte, su questi bastioni. Esatto, sì, io vi ho già anticipato che Alghero ha una storia lunghissima, ma la città come la conosciamo oggi nasce con i Genovesi, con i Doria, che secondo le fonti fondano Alghero lo stesso anno della fondazione di Castel Sardo, che naturalmente non si chiamava Castel Sardo ma Castel Genovese, ed è il 1103. È una data un po' forse inventata, perché in realtà gli scavi archeologici effettuati ad Alghero ci danno come primo nucleo una data un po' posteriore, che è la metà del 1200. Questo è un po' un mistero, però sì, i Doria di Genova fondano Alghero. Lungo i bastioni Marco Polo c'è sempre l'immagine di Capocaccia, perché la storia, Lucia, ci riporta a Capocaccia, cioè dai Genovesi alla Corona d'Aragona, un evento bellico importantissimo per la città. Esatto, di nuovo lì. Allora è lì che si scontreranno in una battaglia navale epica le navi dei Doria, quindi le navi genovesi, e le navi della Corona d'Aragona, con il De Cabrera che vincerà e darà la città in mano proprio agli aragonesi, e diventerà quella che tutti noi conosciamo, cioè la città catalana d'Italia, Alghero. L'economia di Alghero legata prevalentemente al mare, quindi la pesca, però dal mare Alghero ricava la sua risorsa più grande, che è appunto il corallo, è simbolo di questa zona di Alghero e di tutta la riviera, ce l'avete pure nella bandiera, no? Esatto, io te l'ho portata proprio perché, per chi non la conoscesse, questa è la bandiera della città di Alghero, che come vedi, oltre alle bande rosse su sfondo dorato, che sono la Catalunya, no? Hai il mare e hai un rametto di corallo. Quindi il corallo davvero è il simbolo della nostra città ed è una delle cose delle quali andiamo più fieri, un corallo rosso tipico che è da sempre stato parte integrante dell'economia e della storia di Alghero. A 100 metri dal mare siamo arrivati qua in Piazza Duomo, la cattedrale di Santa Maria, uno stile particolarissimo.
Lo stile è derivato dal fatto che il progetto della cattedrale era talmente grande che ci hanno messo 2 secoli a costruirla, quindi trovi dentro un mix di stili, ma vi farò vedere il nucleo più antico della cattedrale, che è in stile gotico catalano. La costruzione inizia solo dopo il 1540, anno in cui, nel 41 per essere precisi, verrà a trovarci Carlo V, l'imperatore Carlo V, e da qui inizieremo a costruire questo gioiello che è la cattedrale di Alghero. Allora, ci hai incuriosito, andiamo a vederla subito. E ci siamo dentro il Duomo. Naturalmente colpisce per l'imponenza, ma soprattutto per questo mix di stili di cui abbiamo appunto parlato. Qua l'impronta è quella di una cattedrale assolutamente ridondante nello stile e nelle architetture, mentre la parte più antica è di fronte a noi, dietro l'altare. Esatto, la parte più antica, quella gotico-catalana, la trovi subito se guardi gli archi, con questa punta, diciamo, protesa verso il cielo. Sono quelli appunto gotici, sono quelli del primo impianto cinquecentesco della cattedrale, che ha avuto bisogno di ben 2 secoli per essere terminata, fino al 1730, quando finalmente è stata donata alla cittadinanza. Ecco, naturalmente questo impianto originario, dove adesso ci stiamo avvicinando insieme alle telecamere appunto di Alessandro Paglietti, denota anche un forte legame della città con la cultura catalana. Ci dirigiamo proprio verso la cappella della Madonnina Nera di Montserrat. Esatto, qui troviamo non solo la parte più antica della cattedrale, ma anche questi segni della continuazione del nostro legame con la Catalunya. Abbiamo la Madonnina Nera donataci dalla comunità di Montserrat, che sta in mezzo proprio ai simboli delle 2 città, il Monte Segatto, quindi il Montserrat che si affaccia sul mare, e Alghero con il suo rametto di corallo e naturalmente le 4 bande rosse su sfondo dorato tipiche della Catalunya. Abbiamo lasciato il Duomo, ci avviamo verso la Piazza Civica, bellissima, tra l'altro impreziosita anche da queste gabbiette luminose in piena atmosfera natalizia. Piazza Civica è la piazza principale di Alghero. Sì, questa è la piazza principale, è qui che ci fu questo arrivo celebratissimo di Carlo V. La Piazza Civica in realtà si chiama Piazza Civica, ma non si chiamava così, si chiamava la Prassa del Pouvel, che vuol dire la Piazza del Pozzo Vecchio. Era una zona proprio di vita importantissima per questo forte che era Alghero. Qui c'è il mare, quindi questa era la prima zona interna, diciamo, protetta, perché il mare è vero che è stata sempre la vita per Alghero, ma è stato anche il luogo da cui sono arrivati tutti gli invasori, quindi era un luogo anche un po' pericoloso, no? Quindi bisognava proteggersi dal mare. Ed eccola finalmente, questa è la porta a mare, quella da dove arrivano incursioni, pericoli e problemi per gli algheresi. Sì, questa è una delle 2 porte della città di Alghero, una porta a terra e questa che è la porta a mare, che naturalmente ti apre la strada al nostro tesoro più grande. Adesso tu vedi una città aperta, no? Ma Alghero era una città chiusa, completamente protetta, e quindi aveva necessità di uscire per il business. Ancora oggi naturalmente l'economia si basa sul turismo, ma il mare è parte integrante di tutto questo. Pensa che questo porto oggi è un porto turistico, ci sono per esempio le barche per andare a vedere le grotte di Nettuno, che è uno dei tesori naturalistici del nostro territorio. Ci sono le barche naturalmente dei pescatori, sono i pescherecci, e non dimentichiamo che ancora oggi ci sono i corallari, quindi il mare è sempre il cuore della città. Alghero è veramente il suo mare. Perché qui poi ad Alghero non è arrivato solo Carlo V, naturalmente questa è la Torre Garibaldi, 14 agosto del 1855 approdò l'eroe dei 2 mondi. Certo, sappiamo bene che Garibaldi ha un legame viscerale con la Sardegna, insomma. Garibaldi trascorse la fine, ma molta parte della sua vita in Sardegna, e arrivò anche ad Alghero nel 1855. Questa torre è importante perché subito accanto alla torre hai un ingresso, se vuoi, all'unico angolo della città antica rimasto quasi intonso, insomma, che si è voluto risparmiare da tutte le devastazioni, se pensi alla Seconda Guerra Mondiale, ai bombardamenti e successivamente poi
la città è stata veramente aperta e abbiamo perso buona parte del tessuto antico della città, che qui invece è rimasto. Quindi qui hai un angolo di Alghero antica. Si dice Alghero, si pensa subito al turismo per eccellenza. Eh beh sì, Alghero è vacanza. Non a caso noi quest'estate abbiamo lanciato un programma dopo la lockdown, lo abbiamo voluto chiamare Alghero finalmente vacanza, proprio per cercare di ricordare intanto ai nostri corregionali che Alghero è una città accogliente, una città sul mare che offre le caratteristiche di una città sul mare, per cui il clima, la cucina. Noi siamo stati precursori nel turismo in Sardegna. Questa capacità di iniziare a lavorare soprattutto con i turisti che venivano allora dal Regno Unito ha affinato una categoria imprenditoriale che oggi sa stare sul mercato in maniera qualitativamente elevata e consente a chi sceglie di venire nella nostra città di trovare non solo l'hotel o il resort, ma un vissuto quotidiano fatto di contatto diretto con i cittadini, con la realtà locale, con la cucina locale, con i negozi locali e con tutto ciò che noi facciamo quotidianamente tutti gli anni, ogni anno. Per cui è chiaro che Alghero per noi, ma per i sardi, può diventare una destinazione privilegiata. Alghero è anche questa, in inverno è anche un po' di pioggia, ma questo non impedisce comunque di essere una città turistica tutto l'anno. Qua siamo a Porta Terra, un luogo che rappresenta proprio un simbolo anche per la città, un'altra delle porte d'ingresso. Certo, una delle protezioni, come vi ho detto, c'era la Porta Mare e la Porta Terra, quindi questo diciamo che è l'ultimo baluardo della difesa verso, in questo caso, verso le campagne. Ma siamo vicinissimi al mare, guarda. Davanti a noi c'è la grande Via Roma, la strada, una delle strade principali della città, e se tu la percorri tutta, dove arrivi? Sicuramente arriverai al mare.